Durissimo attacco del leader della Lega Matteo Salvini al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Matteo Renzi per la morte dei due cittadini italiani in Libia. Renzi ha le mani sporche di sangue, ha detto in conferenza stampa a Montecitorio, tanto in Libia quanto in Italia. L'Italia per il leader del Carroccio non è vittima ma è complice del terrorismo internazionale. Innanzitutto una preghiera e un pensiero alle famiglie e poi la rabbia perché chi comanda in Italia in questo momento ha le mani sporche di sangue. Penso a Renzi, penso a Mattarella, penso a chi non sta facendo niente per limitare un'immigrazione senza controllo, penso a chi non sta muovendo un dito per combattere l'ISIS, penso a chi non ha neanche voglia di venire in Parlamento a spiegare agli italiani che cosa andremo a fare in Libia e in Siria. Abbiamo al potere o dei matti o dei complici e temo che siano più che altro complici il terrorismo internazionale. Nel mirino soprattutto la visita di oggi del capo dello Stato all'INMP, l'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà. Parole durissime, quelle usate da Salvini che suscitano immediate reazioni, soprattutto tra i Dem. Il nemico di Salvini si chiama Italia. Le parole del leader della Lega sulla Libia in un momento così delicato fanno solo vergogna, afferma il senatore del PD. Andrea Marcucci. Salvini invece di insultare con parole indegne pensi ai problemi della sua Lega e alle dentiere di Maroni in Lombardia. Noi rivendichiamo con orgoglio il lavoro umanitario svolto dal nostro paese, dal nostro governo per salvare vite umane di chi fugge da guerre e persecuzioni e ringraziamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche per le sue parole di oggi.